can strike. Ragazzi, buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Oggi ci troviamo agli Universal Studios di Hollywood. Questo parco potrebbe ricordarvi molto un parco che abbiamo in Italia. Per esempio l'ingresso e anche la fontana all'ingresso vi ricorderà sicuramente tantissimo Movieland. Infatti il proprietario di Movieland, Amicabile, ha preso proprio spunto dagli Universal per creare Movieland. In questo parco ci sono tantissime aree tematizzate, ma la più famosa è ovviamente il Wizarding World of Harry Potter, dove qua c'è solamente Hogsmeade e il castello di Hogwarts, mentre ad Orlando invece si può trovare anche Diagon Alley, che si trova tra l'altro in un parco separato rispetto a Hogsmeade e il castello di Hogwarts, perché è raggiungibile ad Orlando attraverso l'Hogwarts Express, che è un'esperienza bellissima. Però oggi parliamo degli Universal Studios di Hollywood e non di quelli di Orlando. Una delle attrazioni che non vedo l'ora di provare è sicuramente la nuova attrazione di Pets e Jurassic World, l'attrazione nuova che io non ho ancora fatto, ma ho visto dei POV e sembra una figata incredibile. Questa ovviamente è Springfield, è bellissima. Dopo ci andremo. Tra l'altro c'è Homer Simpson là che sta facendo il meet and greet. Però prima di iniziare il vero e proprio tour, andiamo a fare una delle cose che si può fare solamente qui agli Universal di Hollywood, ed è lo studio tour. Il vero e proprio studio tour, perché questi Universal sono costruiti veramente negli Universal Studios di Hollywood, e quindi lo studio tour vi porterà nel backlot degli Universal, quindi nel dietro le quinte, dove avviene la magia, dove vengono filmati tutti i film targati Universal e in realtà non solo. Tra l'altro, per andare allo studio tour c'è da passare sopra un ponte tipo, ed essendo gli Universal sopraelevati rispetto a Los Angeles è bellissimo, c'è una vista pazzesca. E là in fondo c'è la concorrenza, i Warner Bros, che tra l'altro anche loro fanno uno studio tour che in mia opinione è molto più bello di questo. Ci ho fatto il video, quindi se volete vi rimando a vedere anche quel video. L'esperienza completa dello studio tour dura circa un'ora, quindi mi raccomando, se volete farlo organizzate bene i vostri tempi e soprattutto prima di mettervi in fila andate in bagno. Questa roba qua è chiusa perché stanno costruendo Super Nintendo World, che dovrebbe arrivare all'Universal Studios qui ad Hollywood l'anno prossimo. Questo bungalow è l'ufficio di Dwayne Johnson. E adesso stiamo entrando nel vero e proprio backlot, perché il tour è diviso in due fasi. Il primo è il front lot, dove ci sono tutti gli studi, e il secondo è il backlot, dove ci sono tutti i set che non riescono a mettere negli studi perché sono troppo grossi. Quindi il backlot è, diciamo, la parte più bella dello studio tour. E durante il tour, oltre ad andare nei set cinematografici, entrerete anche in delle vere e proprie attrazioni. Infatti vi saranno dati degli occhialini 3D che vi serviranno appunto su di esse. Di brutto, soprattutto qua dove ero io. Most of the cars we have on display are operational. The only ones up here that don't work, the Flintstones. Tutte queste macchine vanno, tranne queste due macchine, ovviamente. Oh shit. Essendo il tour così lungo, ovviamente non posso mettervelo tutto. Però essendo appunto nei veri set della Universal, il tour potrebbe variare in base alle disponibilità dei set. Infatti quel giorno alcuni dei set non li abbiamo visitati perché stavano filmando cose per Netflix o film vari. Per esempio in questo set, che secondo me non abbiamo fatto 3 anni fa, ci hanno fatto vedere come creano la pioggia artificiale e anche un'alluvione artificiale. Ci si bagna.
Questo set è veramente, veramente bello. E questo è il set dello squalo che però riuscite a godervi molto di più se vi sedete dalla parte destra del treno. Mentre questo è quello della guerra dei mondi, più o meno, a parte l'attrazione di Fast and Furious che è la coppia dell'attrazione che c'è ad Orlando, più o meno il tour era molto simile a quello che abbiamo fatto 3 anni fa. Quindi se volete sul mio canale trovate un video dedicato. Bellissimo ragazzi, sicuramente molto interessante. Se venite qua è una cosa che secondo me va fatta, perché la potete trovare solamente qui. Prima di mangiare, dato che c'è un po' di fila nei ristoranti a Luna, abbiamo deciso di andare a fare l'attrazione di Kung Fu Panda, che si chiama Kung Fu Panda Adventure. Ti sono curioso di vedere e di confrontarla con quella di Dubai, che non mi è piaciuta tantissimo. All'ingresso c'era Pinocchio che dava i biglietti, però in realtà l'attrazione non è di Shrek, ma è di Kung Fu Panda. Però probabilmente qua switchano film ogni tanto, perché stiamo entrando nel DreamWorks Theater. It's showtime! Get ready for the Donkey Shrek Show! You mean the Shrek and Donkey Show? Yep, both call! The Mighty and Gangsta Show! Bring it to you, but we're doing a Kung Fu Panda Show! La figata di questo cinema è che gli schermi sono anche sui lati, quindi sarà molto interessante. Il video all'interno assomigliava molto a quello di Dubai, ma secondo me non era lo stesso. E in realtà pensavo utilizzassero un po' di più gli schermi intorno, li hanno utilizzati solamente nella parte finale, però molto molto carino. L'unica cosa è che c'è abbastanza freschino lì dentro, quindi magari portatevi qualcosa da coprirvi, perché veramente c'è freddo. No, c'è un Minion! Ma che ridere! Ma dai, ma che divertente! Ok, adesso però voglio sapere chi c'è dentro quel Minion. L'area dei Minion mi piace tantissimo qua, perché a differenza di Orlando, a Orlando entri e subito sulla sinistra c'è la casa dei Minion. Invece qua hanno ricreato tutto il quartiere, che in mia opinione è bellissimo. Non so se l'attrazione è la stessa, Sì, se avete l'opportunità fatela, perché voi sarete trasformati in Minions. Vai a suonare, Vai. Abbiamo un appuntamento. Ma basta, non c'è nessuno, non senti? Fa ridere perché cambiano ogni volta che suoni. Ecco, lo sapevo. E questa è la nuova attrazione che noi 3 anni fa non avevamo fatto, perché era ancora in costruzione, ossia Secret Life of Pets. Che sono assolutamente curioso di provare, perché essendo nuova sicuramente avrà una tecnologia incredibile. Chiuso. Vengo a salvi, no? Ah.
c'è nessuno. È chiuso. Ah, ecco perché era chiusa. Ah, lo sapevo che qua c'è. Allora prova a bussare. Questa fila è pazzesca, cioè. Fa riderissimo. Non si può cucinare qua, hai già mangiato. Ma sono delle scatole i trenini, ma dai, ma è divertentissimo. Wow, oh mio Dio, sto facendo yoga. No time. Ah, ma perché ci si deve sempre bagnare? Siamo noi ancora. Ah, quella lì è la mia mano che sta tenendo sul telefono. Ma io sono già preso. Non mi puoi prendere. Pets, la coda è bellissima. L'attrazione è molto molto carina, sicuramente tanto tanto divertente. C'era scritto che poteva dare dei problemi di motion sickness, ma secondo me assolutamente no. Tutto tranne che motion sickness l'attrazione di Pets. Molto molto tranquilla e rilassante. Finalmente, dopo aver fatto Pets, è arrivato il momento di mangiare. E dove mangiare se non a Springfield? Questa è Springfield di Universal Studios California. Beh, in realtà, dato che c'è un sacco di fila al Krusty Burger, io direi di andare da Cletus Chicken Shack, così ci mangiamo un po' di pollo fritto. Questi sono i prezzi, cioè se volete la Duff Beer costa $13. Porca Eva! Ecco qua i nostri panini waffle strani, direi, di Cletus. Tra l'altro, piccolo trucco, se non volete pagare troppo di bibite, se volete solitamente nei parchi a tema, se chiedete della tap water, ve la danno gratuitamente, che sarebbe semplicemente acqua. È molto bello dentro. Noi 3 anni fa siamo andati al Krusty Burger, forse quello è ancora più bello, però volevo provare qualcosa di diverso, volevo andare da Cletus e provare appunto il panino waffle. Andiamo, è tipo mollissimo. Come pane più che il waffle avrei preferito un panino dell'hamburger, perché si sente molto il dolce, però non è male. Il waffle panino era abbastanza, dopo un po', stomachevole, nel senso un sapore strano, il waffle abbastanza dolce, però sicuramente avrei preferito il burger. Adesso, intanto che siamo qua, però vi farei vedere un po' tutta Springfield e poi continuiamo la nostra avventura. Tanto a Springfield non ci passeremo tanto tempo perché c'è una sola attrazione che si chiama Simpson The Ride e noi sicuramente non la faremo perché è la stessa che c'è ad Orlando. A me la prima volta che l'ho fatta mi è bastata un'unica volta perché mi ha fatto stare malissimo. Ci sono tantissimi giochini da fiera e tantissimi posti in cui mangiare, tra cui il camion del taco, Luigi Pasta e Pizza, il posto dove prendere le ciambelle giganti di Homer, il negozio di Apu dove potete prendere tutto il merch dei Simpson. Tra l'altro qua c'è anche la centrale nucleare di Springfield. Vedi, stanno festeggiando i 2 giorni senza incidente. Secondo me se schiacci qua. Oh no! Ecco, lo sapevo, non dovevo schiacciare il pulsante rossi. E vi dirò, sinceramente, io come Springfield preferisco quella della California. Sento più immerso dentro la città rispetto che a quella di Orlando. Tra l'altro, quanto è strano vedere il negozio di Apu con dietro il castello di Hogwarts. Però ora, dato che so che siete curiosi, andiamo ad esplorare il bar di Bo.
fighissimo questo tavolo, fighissimo, veramente fighissimo questo bar. Oh mio Dio, ma 3 anni fa avevamo pagato 7,99. Hanno aumentato il prezzo di $2, ma sono dei pazzi scatenati. Comunque, area Springfield veramente molto bella. Non la migliore, perché la migliore è quella di Harry Potter, poi dopo la andremo a vedere, però molto molto bella. Adesso continuiamo il nostro tour perché abbiamo delle attrazioni da fare. Ora però ci stiamo dirigendo verso il basso, perché gli Universal Studios di Hollywood sono costruiti su delle colline, appunto sulle colline di Hollywood, quindi il parco si sviluppa in vari piani. Adesso stiamo scendendo perché dei piani inferiori c'è la mummia, Jurassic World e anche Transformers. Questo panorama comunque è spettacolare, è una delle cose ovviamente uniche di questo parco. Wow, e qua dall'alto si inizia già a intravedere la nuova area che arriverà qui agli Universal l'anno prossimo in teoria. Non sembra grandissima, però sembra veramente molto figa. Ovviamente si tratta del Nintendo World. C'è già negli Universal in Giappone e io non vedo l'ora di vederla perché sono super fan del Nintendo. Ovviamente l'ho già vista nei video, ma non vedo l'ora di vederla dal vivo. Una cosa che c'è agli Universal è che quando salite sui coaster dovete lasciare il vostro zaino all'interno di un armadietto, come abbiamo visto al SeaWorld. Se lasciate lo zaino per meno di 2 ore avete l'armadietto gratis, altrimenti se lo volete prendere per tutta la giornata ovviamente dovete pagare. Funziona in un modo semplicissimo, basta scannerizzare la vostra impronta digitale e siete già a posto, il sistema vi darà il numero del vostro armadietto. Per aprirlo ovviamente schiacciate open, mettete la vostra impronta digitale e lo aprite. Ora però è arrivato il momento di fare la mummia, una delle attrazioni che secondo me è un must do qui agli Universal, sia della California che di Orlando, perché è molto bella, è un indoor coaster, quindi è un roller coaster effettivo, ma ha anche degli effetti che sono spettacolari. Io 3 anni fa non l'avevamo fatta la mummia perché c'era un sacco di fila e pensavo fosse come quella di Orlando, invece no, è molto più corta e non c'è l'effetto del fuoco che mi ha lasciato un po' con l'amaro in bocca, però rimane comunque divertente e secondo me se non c'è troppa coda da fare. Ora dovremmo fare in teoria anche Transformers, però dato che molto probabilmente è identica all'attrazione che c'è ad Orlando, io eviterei di farla. Però da Transformer c'è una roba pazzesca che se riuscite a vederli non potete assolutamente perderveli, e sono i meet and greet con appunto i Transformers. Autobots, roll up. Good afternoon, freaking fuckers. My name is Optimus Prime, leader of the Autobots. We've got 2 thumbs up for freedom. E la cosa bellissima ed incredibile è che interagiscono con voi, cioè lui parla effettivamente con voi.
perché io da piccolo amavo i dinosauri, ma questi meet and greet con i dinosauri grandi e anche piccoli, perché c'è anche il piccolo di Raptor, mi piacciono tantissimo. Si muovono, è un brutto segno. Anche questo è un brutto segno. Bellissima Jurassic World, veramente la seconda parte della... ma anche la prima parte mi ha stupito, perché c'è un effetto assurdo di quando passa il dinosauro che esce l'acqua dalla piscina che è pazzesco. Quella seconda parte c'era l'animatronics del T-Rex che era assurdo, quindi senza alcun dubbio Jurassic World, fatela. Non mi sono bagnato tantissimo, ma quelli in prima fila e quelli sulla destra abbastanza, quindi state attenti perché un po' ci si bagna. Allora ragazzi, benvenuti ad Hogsmeade. Qui agli Universal Studios Hollywood hanno solo Hogsmeade e Hogwarts, a differenza degli Universal Studios della Florida che hanno anche Diagon Alley. E anche qui, come in realtà in tutti i Wizarding World, se voi prendete la bacchetta interattiva, ci sono due tipi di bacchette che potete prendere, una normale, quindi tipo da collezione, e una interattiva. Se prendete quella interattiva e vi mettete in dei punti precisi all'interno della zona di Hogsmeade, potete fare delle magie e quindi interagire con tutta la land. È una cosa veramente incredibile. Un'altra cosa fighissima è che se andate nei bagni delle donne, non credo in quelli degli uomini, si sente la voce di Mirtilla malcontenta. Io ovviamente non ci sono andato, però la Sara conferma. A me piace un sacco quest'area e qui sicuramente questa è la mia preferita. A Orlando, come ho detto prima, è sicuramente meglio perché c'è anche Diagon Alley, e Diagon Alley è una delle zone più tematizzate, più belle in cui io sia mai stato, però ha ceduto il posto dopo l'altro giorno a Galaxy Edge, perché è veramente qualcosa di incredibile. Se non avete visto il video, mi raccomando, andatevelo a vedere. E qui
ci sono solamente due attrazioni. Una è l'ippogrifo, che in questa zona è l'unico modo, se volete, per vedere la casa di Hagrid, che è un coaster veramente tranquillissimo se volete farlo. E ovviamente la The Forbidden Journey, che è l'attrazione all'interno del castello, che adesso la andremo a fare. E a me sinceramente non piace perché mi fa venire il mal di stomaco, ma la fila è qualcosa di incredibile. Se volete potete anche fare la fila senza fare l'attrazione. Senza alcun dubbio è un'ottima attrazione, ma purtroppo a me dà fastidio allo stomaco, quindi di conseguenza a me non piace tanto, ma perché, solamente perché mi dà molto da fare con il motion sickness. E ci si bagna, è vero, non me lo ricordavo. La scacchiera è fighissima, però non credo assolutamente sia in vendita, ma è veramente 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 figa, cioè la vorrei tipo comprare adesso. Qualcuno mi dica quanto costa. Tra l'altro un'altra cosa che manca qua effettivamente, dato che non c'è Diagon Alley, è Nocturne Alley, che a Orlando c'è ed è nascostissima, quindi se andate ad Orlando mi raccomando aprite bene gli occhi, cercatela perché c'è. Anche un po' di merce di animali fantastici, e io continuo a confermare la mia teoria che i parchi Disney sono senza alcun dubbio ad un altro livello rispetto a tutti gli altri parchi, ma a me piace di più il merchandising degli Universal. Oh mio Dio, ma adesso in chiusura mi sono appena accorto che nonostante l'area non sia ancora aperta, hanno già aperto il negozio di Super Nintendo World. Andiamo a vedere che cosa offre il merch. Ok, non mi piace com'è fatta. Bella l'idea, ma non mi piace la realizzazione. $20. Questa è molto carina. Ah, è tipo la Spear Jersey di Disneyland, però con scritto Super Nintendo World e tutte le icone di Super Mario, che però qua costa $35. No, bellissime le monete a forma di spilla, $8. Peccato che io le perderai tutte. E quindi ragazzi, questo è tutto. Una giornata veramente, veramente corta, soprattutto rispetto alle giornate degli altri giorni. Però comunque spero di essere riuscito a farvi vedere un pochettino tutto e spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, Universal Studios, parco molto carino, però io preferisco molto di più Universal Studios Florida, non c'è assolutamente storia. Questo mi dà l'idea di un parco che una volta fatto, a meno che non ci siano delle attrazioni nuove, si può anche evitare di rifarlo più volte. Quindi io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto, se è così non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale. Io posso darvi l'appuntamento al prossimo video. Ciao! Stiamo facendo un trekking sulla stretta di Hollywood e dall'alto si vedono gli Universal Studios. Volevo informarvi che dall'alto sono strani.